Abbiamo con noi caro Parenzo, uno di quelli che è stato soprannominato dal signor Mentana, che sono stati soprannominati da Mentana sette nani, cioè uno degli sfidanti del signor Di Maio per la candidatura premier dei 5 Stelle. Si chiama Gianmarco Novi, buonasera. Buonasera. Ciao Gianmarco. A voi, buonasera agli ascoltatori. Allora, come sta, caro? Come i sette nani? Io sono alto 1,85 m, Di Maio è alto 1,60 m, cioè mi faccia capire, no? È una metafora. Ma ti sei sentito un po' offeso da Mentana perché ha detto sette nani? No, assolutamente. Che sono, dunque dice che sono, siete inesistenti, cioè siete persone che non vi conosce nessuno e siete là come fantocci, diciamo, no? Siete le persone che stanno lì per una pantomima, allora, per una farsa. La scelta di candidarmi, pur sapendo quello che sarebbe accaduto mediaticamente, l'ho fatta io. Ed è una scelta assolutamente coerente con quelli che sono i principi del movimento. No, ma non voglio capire, secondo te, scusami Gianmarco, secondo te queste primarie sono una farsa, sì o no? Cioè Di Maio contro persone che non hanno nessuna possibilità, non, perché tu non, sai non che... Non sono una farsa. Cioè tu hai qualche possibilità, secondo te? È un metodo che dovrà consolidarsi, avrà bisogno di tempo. Noi stiamo partendo con delle... procedure che ovviamente adesso possono avere scusami Gianmarco, perché non si è candidato un altro big, tipo un Di Battista, uno Fico. Di questi qua, Fico eccetera, ma probabilmente perché se si fosse candidato qualcun altro di questi tra virgolette big, poi dopo i media avrebbero urlato al movimento si spacca, ci sono media. Due correnti, perché si spacca, no, perché ma la democrazia, secondo te qualche possibilità hai tu Gianmarco di vincere oggettivamente? Allora, no, ma dimmelo oggettivamente, 0%. Posso chiamarti Giuseppe? Sì, no, come no? Sì, siete amici. Quanto? No, perché lo 0%? Scusami Giuseppe, ma io dai, ho fatto su questo ragionamento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che, come dice il suo fondatore Beppe Grillo, è un movimento che non è fatto da leader carismatico. Ho capito, amico mio, dovete candidare un leader comunque. Quindi Grillo non è stato leader in questi anni? Quindi lei mi sta dicendo che Grillo non è stato un leader in questi anni? Grillo è stato un leader perché noi in Italia siamo abituati ad avere dei leader a seguirli. No, però Gianmarco, scusami un attimo, però facciamo ordine. Adesso non è che vogliamo qui ripetere tutto il mantra del Movimento 5 Stelle, però la domanda è questa: quante possibilità hai tu di vincere? Ti senti oppure è già persa la Una su sette ne avrà, no? Dai, dimmi la verità, non hai nessuna possibilità. Ti candidi così per dire la tua, perché però non hai nessuna possibilità. Perché, assolutamente. Io cioè, pensi di poter battere Di Maio? No, io non sono lì per battere Di Maio. E come no? Allora che te candidi a fare? Io sono lì per vedere se c'è una parte di movimento che non si sente rappresentata totalmente da questa figura carismatica. Di Maio. Ma non capito, ma non sei lì per battere Di Maio. Che cosa ti candidi a fare se non vuoi battere Di Maio? Uno si candida per battere un'altra persona, altrimenti che ti candidi a fare? Certo. Così, per finta? Certo. Sì, certo. E allora lo vuoi battere o non lo vuoi battere? Premier. Ho capito, amico mio, ma hai detto prima che non ti candidi per battere Di Maio? Ho capito, nel senso che non è una competizione. E che cos'è? Per forza la politica è competizione. Per forza. Sto facendo il mio ruolo da attivista. Ma la competizione è bella, sai, è quello di prendersi delle responsabilità. Ma lei avrà delle posizioni diverse, però immagino, rispetto a Di Maio, dirà delle cose diverse, perché se dice per esempio, non avrebbe senso. Noi abbiamo un bellissimo programma. Sì, però aspetta, ma qui noi non possiamo, non parliamo dei programmi, perché ci facciamo due palle così. Ma sarà una cosa che la distingue da Di Maio, una. E quindi poi dopo ognuno, diciamo, ovviamente darà la maggior risalto ad alcuni punti piuttosto che amico ad altri. Mio, io posso dare maggior risalto ad alcuni amico punti, mio, dai, Di tu Maio devi... potrà darne ad altri. Ho capito, ma dai, su, è Di Maio contro sette persone sconosciute, è evidente che non c'è possibilità, dillo, io mi candido ma non ho alcuna possibilità di vincere. Cioè, no, assolutamente, non è così. Non è così, vabbè. Allora almeno mi dica una cosa che la distingue da Di Maio, però. Ma che è la vera democrazia? Ovviamente deve essere perfezionata. Senti un attimo, tu però la caratteristica principale è che tu sei... Sì, va bene, d'accordo. Questo è un inizio di una grande rivoluzione. Sì, va bene, d'accordo. Però qui non fare la propaganda da noi. Perché avere la democrazia. Sì, ma la propaganda da noi non funziona, amico mio. La propaganda da noi non funziona. Falla sul web, falla online. Da noi la propaganda non funziona. Allora, ti voglio dire una cosa, amico mio. Tu sei fruttariano e vegano. Anzi, vegano tendente fruttariano. Oh, finalmente. Sì, mangio molta frutta, così come la dieta... mediterranea prevede. Mangiando molta frutta non riesco a mangiare altro. Sei fruttariano, sì o no? Pasti come si prevede e mangi tu 5 razioni di frutta, così 5 come pasti? Dice la dieta mediterranea. La dieta mediterranea dice di mangiare 5 Ma tu sei fruttariano frutta, vegano o no? Sei fruttariano o no?
No, sono, diciamo, allora non mangio carne, non mangio pesce, non mangio derivati. È una scelta che è arrivata perché, diciamo, per questioni di salute ho iniziato ad agire sulla mia dieta per stare meglio. Ho visto che funzionava, ho visto che stavo sempre meglio man mano che eliminavo sempre più alimenti. Ma è vero che, per esempio, si fanno meno peti? Così dicono. Fanno meno peti? Sì. No, veramente? Dipende, allora, come tutte le cose, no, dipende come mangi, sai, se mangi un po' disordinato poi dopo ti può succedere. I fruttariani dicono che si scoreggia di meno, o comunque sono diverse, sono più morbide. Producono meno gas. E, sì. E chi mangia la carne, secondo te chi è? Un assassino, uno che... Non è un assassino, una persona che non è consapevole. Non ha capito. Non è consapevole. Allora, se noi avessimo... come a me piacerebbe fare veramente conoscenza di come sono i processi alimentari, cioè non ha conoscenza, funziona. Chi continua a mangiare la carne è complice di un grande omicidio nei confronti degli animali, sì o no? Assolutamente, noi siamo complici, chi continua a mangiare la carne? No, è un qualche cosa che viene nascosto, capito? Giuseppe, permettimi. C'è nascosto cosa? Il fatto che la carne è pericolosa, viene nascosto? Il fatto che la carne è pericolosa, adesso mi sembra che anche l'Organizzazione Mondiale... Ma tu metteresti le etichette sulle confezioni? Tu metteresti le etichette sulle confezioni? Come sulle sigarette? Ma io, a me non piace il terrorismo. Le metteresti sì o no? No, non le metterei. Fermo là. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Allora ragazzi, abbiamo con noi Gianmarco Novi, che è un ragazzo quarantenne di Monza che si candida contro Di Maio. Ma io so che tu, Giuseppe, sei del 15 settembre, come mio padre il 15 settembre ha compiuto 80 anni. Tante persone sono nate il 15 settembre, quarantenne di Monza del Movimento 5 Stelle che si candida contro il signor Di Maio. È fruttariano e vegano, potrebbe essere addirittura il primo candidato premier fruttariano e vegano se dovesse battere Di Maio, cosa che naturalmente non accadrà. Vuole introdurre addirittura nella non so dove come legge quello che viene chiamato l'antispecismo, cioè secondo lui un uomo è uguale a un animale, cioè mia figlia è uguale ad un maiale. Io però non accetto che mia figlia è uguale a un maiale. Vorresti proibire la caccia? Per esempio, vuoi proibire la caccia? Vuoi proibire la caccia, sì o no? Mi rispondi o no? Vuoi proibire la caccia? La caccia va proibita, allora, sì o no? Abbiamo un sistema per cui... Ma ragazzo, io ti ho fatto una domanda, mi devi rispondere, non mi fare attaccare il telefono. Vuoi proibire? Ho capito, basta, mi devi dire di sì, risposta. A mio giudizio personale va proibita, benissimo. È barbarica. I vaccini, sei d'accordo con i vaccini oppure secondo te non vanno imposti? I vaccini non vanno imposti, assolutamente. Provocano danni all'uomo, mi rispondi, provocano danni all'uomo, sì o no? I vaccini? Sì. Certo, c'è scritto. Possono portare all'autismo? C'è scritto nelle controindicazioni. No, veramente non c'è scritto. Però non è mai scritto che i vaccini portano all'autismo. Anche l'aspirina, se la prendi, ti può far male, non ne hai bisogno. Ma che c'entra? Allora, che vuol possono dire? Portare all'autismo, sì o no, i vaccini? Sì, assolutamente. Possono ma non è fuori dalla qualunque provato, comunità scientifica. Il professor Montanari ha portato dei dati a supporto. Allora, tu sei sostanzialmente un candidato fruttariano, vegano, naturalmente va da sé, antivaccinista mi sembra, e sei anche contro le banche, però il tuo amico Di Maio è andato lì a pochi giorni fa a Cernobbio. Cioè tu pensi per esempio che i Bilderberg... Io non sono le banche devono fare il loro lavoro, non devono governare, non sì devono d'accordo, governare i Bilderberg stati. Per esempio è uno che governa un'istituzione che governa il mondo? Certo, cioè, certo. Cioè però, il mondo è governato dal Bilderberg. Sono gruppi di potere. Noi avevamo un candidato a capo dello Stato, Imposimato, che ha spiegato bene che cos'è il Bilderberg. Cos'è il Bilderberg? La camorra? La mafia? Che roba è? Che possiamo chiamarla mafia, perché quando un gruppo di persone persone rispettabili che si ritrovano per discutere dei problemi del mondo e magari fanno un'operazione di lobbying sono una mafia. Bene, abbiamo capito questo. Ma se le persone rispettabili convinte di essere migliori di altri, quindi ma di potersi unire e in base al fatto ma solo perché non vi hanno invitato, ma la cosa è molto semplice.
semplice. I cittadini, che cosa va fatto e che cosa non va fatto, questo è il colpo. Ma secondo te i banchieri sono dei grandi truffatori, i banchieri? Assolutamente sì. Beh, sono dei grandi truffatori. Creano moneta dal nulla, la prestano agli stati e se li cosa fanno restituire con gli interessi. Comunque uno come si fa a pagarti lo stipendio, aspetta, amico mio? Come si fa a pagarti lo stipendio senza la moneta? Allora, come si fa? Può essere, allora a questo punto che sia lo Stato a creare moneta dal nulla, io voglio essere lo Stato deve creare moneta dal nulla. E certo, se lo può fare una banca, se lo può fare un'istituzione privata, perché non lo può fare un'istituzione pubblica? Lo Stato siamo noi, creiamola noi. Allora, decidiamo no, uno dei tuoi avversari, diciamo per modo di dire, che si chiama Cicchetti, ha detto che tutta la procedura è una sonora cazzata, quella che avete messo in moto, quella del Movimento 5 Stelle, una sonora cazzata. Tu invece ci credi in questa procedura? Assolutamente, sì, certo. Cioè tu pensi veramente che uno vada a votare su internet e questo sia è meglio questo dei gazebo del Partito Democratico? È più democratico questo? Ah beh, assolutamente sì, però soprattutto noi non ci facciamo dare 2 euro. Ma invece esattamente il contrario, perché almeno il gazebo del PD sono persone fisiche che tu vedi, fanno la coda, può piacere o non piacere, ma meglio il gazebo. Non sai neanche chi sono le persone che votano, almeno al gazebo vedi un atto politico vero, vedi persone in carne e ossa. Parenzo, ma se abbiamo visto che ha fatto votare anche i cinesi, ha fatto votare anche i morti. Questa è un'altra questione, ma almeno vedi persone in carne e ossa. Fatto votare anche i morti. Ma perché invece su internet è tutto trasparente. Perché invece su internet è tutto trasparente sulla rete. La capacità di intendere, di volere, le ha fatte votare. Novi, credi alle scie chimiche? Allora, non sono assolutamente provate. Io sento parlare anche di generali di questo tema, però è un tema che non ho approfondito. Cioè sono pericolose queste scie o no? No. Ma cosa sono le scie chimiche? Se non so se sono reali, non posso dire sono pericolose. Allora, le torri gemelle chi le ha tirate giù? Gli americani? L'ambiente. Le torri gemelle chi le ha fatte cadere? Gli americani sono stati un complotto? Di che cosa stiamo parlando? No, così le chiedo in generale, le torri gemelle come sono cadute? Per un complotto degli americani? Ma allora, ci sono delle questioni, se vogliamo, scientifiche. Ci sono stati 2000 ingegneri che hanno scritto un dossier, l'hanno mandato alla Camera Bianca e chiedevano come è fatto a cadere la terza quindi torre. È un complotto americano? Cioè, non ci credi. Hanno portato delle tesi. Quindi lei crede più, mi scusi, lei crede alla tesi dicendo dovete 2000. Spiegarci come è stato possibile questo crollo. Cioè non credi agli attentati in pratica? È anche quello è un attentato. Anche quello è un attentato. I fatto dagli americani. Un complotto americano. Anche quello, se vogliamo, anche se fosse stato fatto diversamente. Cioè non credi alla tesi ufficiale un complotto americano. Al-Qaeda o giudaisti. Bilderberg, è stato il Bilderberg. L'idea che anche quello è un attentato, però diciamo che... Il Bilderberg magari, Soros forse, no? Soros forse. Sono troppe cose che sono state secretate. Fermi tutti, ciao.